tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Finalmente tornati in pista e siamo con il buon Peppino Suzuchino. Saluta cazzo. Oggi sauna in quel di Cervesina. Secondo turno, il primo non ho praticamente capito nulla della pista, è una pista molto tecnica e molto complicata. Non pensavo assolutamente che fosse così tanto complicata. Mi aspettavo qualcosa in stile Cremona, ma non pensavo così. Qua sbagli una curva e ne sbagli 5 in seguito, quindi bisogna veramente prenderle bene. Siamo praticamente con gli organizzatori Special Bike, con il nostro caro Fulvio, che ormai è il nostro pusher di fiducia per le pistate. Organizzazione sempre al top, quindi ve la consiglio vivamente. E ora si entra, vediamo cosa riusciamo a combinare. È una pista molto tecnica, non è velocissima, ma è davvero molto 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 tecnica. Questa è una curva infamissima, è strettissima, bisogna puntare il cordolo per poi uscire larghi e aprire il più possibile. Questa in teoria andrebbe fatta senza frenare, stando belli larghi e stringere per poi aprire tutto. Questa invece è da raccordare, puntare, uscire e puntare ancora. E poi c'è questa ultima S, che è la S più lenta, molto tecnica, si ritarda, si allarga tantissimo e poi si va per il rettilineo. Fulvio mi ha detto di non forzare troppo, quindi vediamo di ascoltarlo. Qua sbaglio perché non la ritardo. Forzo troppo. Vuoi essere più sciolto. Continuo a dire di non forzare, ma le forzo lo stesso. Ad appendermi su questi maledetti semimanubri e mi stanco molto e non va bene. Bandiera
gialla e rossa, quindi c'è un pericolo di detriti o olio in pista, quindi rallentare senza andare troppo piano ovviamente e stare attenti. Finito il turno. Ok ragazzi, allora ero talmente devastato quel giorno lì dal caldo infernale che faceva, veramente c'erano dai 36 ai 38 gradi ma con un tasso di umidità devastante, infatti mi è capitato un paio di volte di rientrare dal turno, spegnere la moto e avere degli svarioni del tipo visioni celestiali, madonne che scendevano. Detto questo, tutto sommato è stata un'ottima giornata, non ho fatto un tempo stratosferico, ma era la mia primissima volta in quel circuito lì. Ho improvvisato totalmente le traiettorie, infatti non si sa per quale assurdo motivo giravo sempre ad almeno 2 metri dal cordolo. Vabbè, in più ho fatto il mio miglior tempo vloggando, quindi anche lì non si sa per quale assurda ragione. E mi viene da dire che se mai avrò un'altra occasione di andare in quel circuito lì, secondo me ad occhi chiusi si possono tirar giù dai 2 ai 3 secondi. Se volete vivere da un'altra angolazione questa giornata, andate sul canale di Peppino Suzuchino, perché era una delle sue primissime volte in una pista come Cervesina. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, lasciatemi un like, lasciatemi un insulto per quanto io sia lento e ci vediamo a un prossimo video, raga. Ciao ciao! Just like